Ciao Vaiu, allora oggi ho l'occasione di parlarvi di questa cosa qua, che è una chitarra risofonica. Vi spiegherò come funziona, che serve, come si suona, diciamo, nei limiti delle mie capacità, perché è uno strumento che, allora, me ne voglio parlare perché, diciamo, affascina un po' tutti, ecco, soprattutto quella come quella che ho io, che è tutta fatta di ottone, è tutta cromata, e quindi, diciamo, soprattutto per i neofiti, diciamo, quelli che iniziano a guardare gli strumenti, molto molto spesso capita che rimani, diciamo, quantomeno incuriosito da questo strumento, e quindi vi voglio spiegare a che serve, come funziona. E questo lo posso fare perché, cioè, o meglio, l'idea mi è venuta dal fatto che Pyramid mi ha mandato le corde per risofonica, che sono corde meravigliose, e quindi ho avuto l'occasione di rimetterla a nuovo, come potete vedere è lucidissima, proprio perché ho avuto la possibilità di come dire, farci un po' di manutenzione e quindi rimetterla in uso grazie a Pyramid, che mi supporta con le sue meravigliose corde. Iniziamo proprio dalle corde. Le corde per risofonica sono sostanzialmente corde per chitarra acustica, in questo caso fosforo bronzo. Esistono anche di nickel o di 80-20 bronzo. Io utilizzo le fosforo bronzo. La differenza è semplicemente il fatto che sono molto molto più doppie. Considerate che io, vabbè, utilizzo corde molto sottili in genere. Queste sono 16-56. Non sono la scalatura più doppia, esistono anche fino a 60, esistono ancora più doppie. E quindi considerate che il mi cantino è 0,16, è molto 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 doppio, e c'è un motivo perché si utilizzano corde così doppie, ma ve lo spiego dopo. Come funziona, che cos'è? È una chitarra che fu inventata tanti 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 decenni fa dai fratelli Dopiera, che erano degli immigrati, mi sembra polacchi, in America, che cercarono di risolvere sostanzialmente il problema del fatto che non esisteva l'amplificazione, e quindi cercarono di fare uno strumento che suonasse molto più forte e quindi non avesse bisogno cioè, che si potesse suonare live e che suonasse molto molto più forte senza amplificazione. E quindi che fecero? Presero praticamente una chitarra acustica che in origine era di legno, come una chitarra acustica normale, ci montarono questo cono di alluminio internamente, che era proprio il risuonatore, cioè aumentava proprio il volume dello strumento, e quindi dava proprio più volume, si poteva suonare senza amplificazione in ogni caso. E comunque poi dopo sono venute, e quelle erano le Dopiera Brothers, da cui Dobro, ed erano di legno. Poi dopo sono state inventate quelle tutte in metallo, che avevano un suono diverso, ancora più metallico, ancora più particolare. Però diciamo che le Dobro originali in genere non sono fatte tutte di metallo. Esistono anche le Dobro tutte di metallo, ma in genere quelle sono di legno. Ecco, infatti esistono chitarre risofoniche Dobro anche di legno, e sostanzialmente le risofoniche funzionano proprio perché ci sono questi coni, proprio sono dei coni come degli altoparlanti di alluminio, che risuonano e aumentano praticamente il volume dello strumento, dando un suono molto particolare. Esistono sostanzialmente tre tipi di risofonica. Volendo diciamo semplificare, esistono quelle ad un solo cono, che hanno praticamente un solo cono di alluminio nella cassa, e le tricono, come la mia ha tre coni più piccoli,
che non so se riuscite a vedere, comunque stanno qua dentro, si vedono tre coni, proprio tre coni di alluminio. Poi quelle ad un cono solo ne esistono di due tipi, le biscuit e le spider. Sono, diciamo, due tipi diversi, però sostanzialmente quello che fa molto la differenza nel suono delle rese risofoniche è sicuramente il materiale della cassa, che nel mio caso è in ottone, potrebbe anche essere di legno, e il numero di coni. La mia tre coni, una singolo cono, diciamo, ha un suono un po' diverso. Dicono che quella a tre coni ha un suono più elaborato. Secondo me quella a tre coni ha un suono molto più metallico, piuttosto che quella ad un solo cono grande. E così, insomma, così dicono. A me, se vi devo dire proprio tutta la verità, mi sembrano molto, cioè, mi sembrano uguali. Esistono due tipi di resofonica, poi quella come la mia, che è una round neck, cioè praticamente c'ha il manico di una chitarra normale tondo, e poi ci sono le square neck, che hanno il manico quadrato e si suonano praticamente in questa posizione. È un po' una stupidata, perché in realtà, ecco, si può suonare in questa posizione anche una round neck. In genere le square neck hanno le corde molto molto più alte e quindi si suonano solamente con lo slide, e non puoi mettere praticamente le note con le dita, cioè non lo puoi proprio fare. Però è facilissimo, diciamo, convertire anche una di queste in una square neck. Basta semplicemente posizionarla così e metterci uno di quegli estensori per il capodasso sotto al capodasso, e si alzano le corde. È un po' stupido, diciamo, lo square neck, se vogliamo. Fanno un po' il verso ad una chitarra hawaiana, ecco, una lap steel, se vogliamo, le square neck, se vuoi. Ovviamente, come già vi dicevo, si suonano con lo slide, e la cosa, lo slide è questo affare qua, nel mio caso è di vetro, però esistono di tantissimi materiali, di ceramica, di metallo, insomma di moltissimi materiali, e le persone, diciamo, i musicisti che suonano la chitarra, la risofonica, li posizionano, diciamo, su vari dita, dipende un po' da come ci si trova. Tradizionalmente, diciamo, normalmente andrebbe messo sul mignolo in questo modo qua, in modo da poter frettare, diciamo, le altre note con le altre tre dita. Di norma si utilizza con i finger picks, simili a quelli, diciamo, del banjo, se vogliamo, però di plastica normalmente sulla risofonica. Quelli del banjo in genere sono d'acciaio. Io vi dico la verità, non so suonare la risofonica, non sono mai riuscito a imparare bene, perché si utilizzano accordature diverse da quelle di una chitarra normale, e si utilizzano le accordature aperte. Le accordature aperte hanno praticamente la cosa che suonando le corde a vuoto si ha un accordo, e quindi frettando sui vari tasti si ha un accordo completo. Nel mio caso la mia è accordata in open D, quindi in accordatura aperta di re. Questo è un accordo di re, e quindi se io per esempio premo con un barré fisso così sulle corde, praticamente c'ho gli accordi in sequenza, ecco. A detta di quelli che suonano la risofonica, dei bravi chitarristi di risofonica, cioè che suonano la chitarra slide, è molto più semplice. Io non l'ho mai capita, non la so proprio gestire, non lo so per quale motivo. E vi dicevo, normalmente si suona con lo slide. Thank you.
Ecco, una cosa che vi voglio fare vedere, ed è una cosa che anche chitarristi che suonano la chitarra slide, ecco, se volete sentire un po' di musica fatta con la resofonica, dovete sentire Bob Brosnan, sicuramente, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Era una persona adorabile, e lui è, secondo me è il massimo proprio con la risofonica. Poi ce ne sono tantissimi di musicisti, e c'è anche un corso proprio di Bob Brosnan dove l'unica cosa che io sono riuscito a capire è che bisogna stoppare le corde dietro allo slide per avere un suono pulito. Ed è una cosa che molti musicisti, anche professionisti, anche bravi a suonare, non fanno. Certo, è una cosa che puoi voler fare, puoi non voler fare, perché c'hai un suono molto più metallico, molto più sferragliante quando suoni senza stoppare le corde dietro. Dipende un po' da come ti piace, ecco. Chiaramente con lo slide devi frettare, diciamo, devi portare lo slide proprio sul tasto, non in mezzo. Insomma, queste poi sono tecniche, sono quelle tre cose che io ho capito come si fanno su questa chitarra. È una chitarra particolarissima, una chitarra che serve per fare il blues, serve per fare con alcune accordature che sono più allegre, ecco, sono molto più allegre, serve per fare la musica hawaiana, se lo sai fare. Io ovviamente non lo so fare, però ecco, non è una chitarra che io consiglio di comprare, in tutta sincerità, perché è molto limitante. E se pensate, quando tutto manca ci mondo delle corde da chitarra acustica e la suono come una chitarra acustica normale, toglietevelo dalla testa, perché suona uno schifo. Quindi l'unico modo per suonare questo strumento è così, in accordatura aperta con lo slide, per fare queste cose qua. Non consiglio a nessuno di comprarla, perché è come un altro strumento, è proprio come iniziare a suonare il violino, il violoncello, la tromba, il flauto, è proprio un altro strumento completamente. Chiaramente è bellissimo averla, se hai la pazienza di studiarla è uno strumento eccezionale che ti dà la possibilità di fare degli effetti, delle cose molto molto belle, che però bisogna studiare, ci vuole molto molto impegno, è come studiare un altro strumento. Spero di avervi fatto cosa gradita con questo video, così adesso sapete qualcosina in più anche sulla risofonica. Io spero che un giorno riuscirò a capirci qualcosa di questo strumento. Vi stavo dicendo, le corde sono molto più doppie, perché per diciamo arrivare all'accordatura aperta, praticamente la tensione delle corde va abbassata. Quindi per esempio il Mi, quello che è il Mi basso, scende in Re, il Mi alto scende in Re, e molte delle corde vanno abbassate, quindi praticamente la tensione diminuisce. Per avere una tensione, diciamo, plausibile, le corde devono essere più doppie, assolutamente, perché vanno abbassate per arrivare all'accordatura aperta. Le accordature più utilizzate sono l'open G, l'accordatura aperta di Sol, l'open D come la mia, che è un po' scordata adesso perché le corde sono nuove. Poi c'è l'open C, per esempio, che è molto allegra e molto adatta per la musica hawaiana, ad esempio, se non sbaglio. L'open I, l'accordatura aperta di Mi, che è ugualmente molto allegra come cosa. E si utilizza molto anche quella per la musica hawaiana. L'open I è quella più, diciamo, triste come accordatura, perché c'ha un semitono, c'è il Sol,
che è accordato in, cioè almeno io così la percepisco, che è accordato in fa diesis, e quindi c'è un semitono. Ok, per oggi è tutto. Questa è la chitarra dobro o resofonica, sarebbe più o a risuonatore, sarebbe più corretto chiamarla resofonica, perché questa in effetti non è una dobro. La dobro è, una marca, ecco, che adesso è di proprietà della Gibson. Tra l'altro le chitarre proprio dobro non costano neanche poi così tanto, e chiaramente quelle fatte tutte in metallo in genere costano di più di quelle di legno, ecco. Io quindi per oggi vi saluto. Questa era la, spero di essere riuscito a farvi sentire almeno decentemente quello che, lo schifo che ho suonato poco fa. Per oggi è tutto, questa era una risofonica. Ciao aiuto.